Le breaking news di Teletruria, ben ritrovati. Subito la cronaca. Arezzo ancora sotto shock per il duplice femminicidio della scorsa settimana e per domani lo sportello Pronto Donna e non solo ha organizzato una fiaccolata per dire no alla violenza in memoria di Sara e Brunetta. La fiaccolata si svolgerà appunto domani sera alle 21 ad Arezzo. Oggi invece l'associazione Nessuno Tocchi Caino, insieme all'Unione delle Camere Penali Italiane, ha fatto tappa al carcere San Benedetto di Arezzo. Al termine poi la provincia ha ospitato un momento di riflessione sull'individualizzazione del trattamento e sul reinserimento sociale. Quello che è emerso in questo tour, appunto per ascoltare i detenuti e verificare le loro condizioni di vita, è che ci sono delle criticità per il mancato completamento ad Arezzo dei lavori di ristrutturazione del carcere. Al momento solo un terzo della potenzialità del San Benedetto viene utilizzata. E poi ancora la cronaca, ci spostiamo da Arezzo a Camucia, per l'esattezza in località Vallone, dove questa notte alle 3 c'è stato un furto con spaccata. Una banda ha rubato un furgone, una macchina in un'officina meccanica della zona e poi ha letteralmente sfondato la porta di ingresso. I ladri hanno arraffato quello che hanno potuto, alcuni cellulari e materiale high-tech, 30.000 euro circa il bottino, per quanto quantificato finora, grosso il danno anche strutturale. I banditi poi da lì sono scappati verso Terontola e si sono dati appunto alla fuga. I carabinieri stanno indagando utilizzando anche le telecamere esterne per cercare appunto di individuare i malviventi. È tutto per le nostre breaking news. Per approfondire queste notizie, www.teletruria.it.